Consegnati i premi nazionali Regium Iuli, giunti quest'anno alla 52esima edizione. In un'aula Magna Quistelli dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, gremita in ogni ordine di posti, personalità della cultura sono stati protagonisti di un pomeriggio che ha segnato ancora una volta la storia di un premio prestigioso che oramai si è attestato ai massimi livelli nazionali. I vincitori sono stati Giuseppe Aloe, premio Corrado Alvaro per la narrativa, per il volume Lettere alla moglie di Hagenbeck, edito da Rubettino. Don Luigi Ciotti, premio Leonida Repaci per la saggistica, con il volume L'amore non basta, della casa editrice Giunti. Roberto Pazzi, premio Lorenzo Calogero per la poesia, con il libro Un giorno senza sera, edito da La nave di Teseo. Sergio Zoppi, premio Gaetano Cingari per gli studi meridionalistici, con il volume Questioni meridionali, della casa editrice Il Mulino. Giuseppe Smorto, premio speciale Rastignac per il giornalismo, con il volume A Sud del Sud, edito dalla casa editrice Zolfo. I vincitori sono stati selezionati dalla giuria, che era composta da Corrado Calabro come presidente e da Gioacchino Criaco, Luca Desiato, Mimmo Gangemi, Anna Rosa Macri, Dante Maffia, Mimmo Nunnari, Giuseppe Rando. Il presidente del Regium Iuli, Pino Bova, ha ricordato come tra le finalità non consumistiche del premio c'è l'esigenza di rafforzare il dialogo e il confronto con le nuove generazioni per generare un nuovo spirito di edificazione della società. Sono seguiti i saluti delle autorità istituzionali, erano presenti Perna e Quartuccio, il rettore dell'Università Mediterranea Zimbone e il presidente della giuria, appunto, Calabro. La consegna dei premi si è caratterizzata per la lettura delle motivazioni a cura dei componenti della giuria, per le stimolanti domande poste ai vincitori dalla giornalista Anna Rosa Macri e per i puntuali riscontri dei vincitori, che hanno rappresentato in modo originale le caratteristiche della loro opera e l'importanza del loro ruolo nella società. La serata si è conclusa con un concerto pianistico del maestro Sergio Puzzanghera, che ha eseguito opere sue e di Chopin.